Persone in fuga tra un edificio in fiamme e le macerie. I bombardamenti russi a Kharkiv hanno colpito anche una cucina comunitaria allestita da World Central Kitchen e gestita dal famoso chef José Andrés per stabilire sistemi di alimentazione nelle zone di guerra e di disastri. Secondo il sindaco della città, i raid di sabato hanno fatto almeno 3 morti e oltre 30 feriti. Stavamo preparando il pane e il pranzo quando l'esplosione ha scosso i muri. Siamo corsi tutti fuori, racconta questo volontario. L'esplosione è stata così forte che all'inizio non capivamo cosa stesse accadendo. Quando i muri hanno iniziato a tremare, abbiamo capito che si doveva uscire. Tutti i membri della cucina comunitaria sono riusciti a salvarsi, ma nell'attacco c'è chi ha perso la vita. Abbiamo altri 2 locali dove si cucina. Forse questi non sono crollati. Non ci chiuderemo in casa. Continueremo con il nostro lavoro. Non abbiamo più un'auto per le consegne dei pasti, ma io ho una bicicletta e mi sposterò con quella. Continueremo a preparare pranzi caldi. L'organizzazione World Central Kitchen è presente in 30 città dell'Ucraina e fornisce ogni giorno 300.000 pasti. Secondo lo chef Andrés, ideatore dell'organizzazione, aiutare la gente dando loro aiuti alimentari nel mezzo di una guerra è un atto di grande coraggio, resilienza e resistenza.